Allora, oggi siamo su questo gioco, un gioco meraviglioso che è Pillars of Eternity 2 in questo caso, che è una diretta continuazione del primo. Il primo purtroppo non l'ho potuto completare, l'ho soltanto iniziato e poi diciamo che l'ho venduto per errore, perché ero convinto che l'avessero messo nello store gratis la PlayStation, quindi ho venduto la mia copia e poi non so perché non l'ho trovato più, ma insomma. Quindi mi sto rifacendo, almeno mi voglio rifare col 2. L'ho già cominciato questo gioco, però ho sbagliato a creare il personaggio. Non mi è piaciuto, mi è venuto male. Poi in caso vi spiego perché. E quindi lo sto ricominciando. Con questa scusa ve lo faccio vedere. E allora, è un gioco, per chi non lo conosce appunto, che è simile, deriva da quella branca di giochi di ruolo puri come Baldur's Gate. In particolare questo deriva da Icewind Tale, mi pare che si chiamasse, che era un'imitazione più o meno, un altro tipo di gioco fatto sempre sul capostipite, che era Baldur's Gate. Quindi stiamo sempre su questo tipo di giochi di ruolo, che poi si sono evoluti in Destiny, eccetera, eccetera. E allora, quindi qua possiamo scegliere se giocare con modalità a tempo reale, comunque potendo mettere pausa, o a turni. Io preferisco quella a turni perché, come spiega anche nelle scritte, dà un senso di tattica all'incontro. E la cosa bella di questi incontri è proprio la tattica, il poter disporre in campo le proprie pedine e calcolarsi i turni e fargli fare determinate mosse, cose che purtroppo, cioè, per forza di cose si vanno a perdere andando a scegliere una modalità più action, come molti altri giochi hanno fatto, e si va a perdere un po' il tatticismo, come per esempio la branca di, come si chiama, Dragon Age, che deriva sempre dal filone diretto di Baldur's Gate, anzi ancora di più perché sono proprio i loro creatori. Se non vorrei dire una cavolata, mi pare di sì. Che però è diventato nel tempo un gioco ormai praticamente un action. E allora, scegliamo normale. Inizia gioco. Purtroppo l'unica cosa un po'. Come dire, bruttina il fatto, cioè, tra virgolette, è che la storia riparte continuando direttamente il primo capitolo. Quindi io che non ho completato il primo capitolo mi sono sentito un po' spaesato all'inizio perché proprio narra le vicende della fine del primo capitolo. Però devo dire che ho trovato questo gioco. Almeno nelle prime ore ci ho giocato non più di tanto perché ho visto subito che il personaggio creato non mi piaceva, quindi incuriosito ho giocato un paio d'ore. Però devo dire che già ho visto delle meccaniche veramente, veramente sopraffini per questo tipo di giochi. Aeora, a world where mortals live, die, and are reborn through the turning of the wheel. The cycle of reincarnation watched over by the gods and made possible through pillars of a mystical substance known as Audra. 5 years ago, you traveled from your home to the Deerwood, a nation that had waged war against the incarnated god of light, Aethys, resulting in his destruction. The country suffered from a plague of Hollowborn, infants born without souls, that many believed was punishment for killing a god. In an ancient, secluded ruin, you witnessed a secret ritual that inadvertently transformed you into a watcher, one who can see and speak with souls. The ritual also gave you horrible visions, waking nightmares of a past life that threatened your sanity. To put them to rest, you pursued the man who had led the ritual, a seemingly immortal agent of the gods, known as Theos Ix Arcanen.
With divine assistance, you confronted and defeated Phaos, ending your visions and resolving the Hollowborn crisis. In so doing, you also learned the great secret that Phaos had protected. That the ancient empire of Angwith had transformed themselves into gods. Your visions finally put to rest, you retired to the castle of Cadnua, built atop a massive statue of pure Audra, where you ruled in relative peace and prosperity. Sì, c'è molto da leggere, ma chi conosce i tipi di giochi, questo tipo di giochi, lo saprà e Made apprezzerà my questa story. cosa. You fixing up that old keep? Lifting the curse? Must have told it 100 times. But something got to gnaw at me. Thinking the spirits there weren't really at rest. That maybe the gods weren't finished with us. God came back. He would forgive us. Last the trouble of dreams. Sooner or later, we all have to wake up. And so you wake to a sleepless world, the in-between of life and death. Follow your memories. You have been here before. You have seen past the shroud. You are a watcher now, and a watcher you will stay. A watcher. Sees souls, knows their pasts, and the souls see them back. A dubious honor, inheriting a fortress both broken and cursed. What is a god? A higher power, a rewarder of good deeds and punisher of the wicked. The gods aren't real, but something else entirely. Something created by people. And did you ever consider that these were things you were never meant to understand? That their comprehension is beyond you? Let the world see. Let them decide what to do. The wheel has turned again, Watcher. Come. Quindi noi siamo morti e praticamente stiamo tornando in vita. Quelli che ci parlavano erano sicuramente personaggi del primo capitolo. Che io vi consiglio di recuperare, anzi, mi sa che lo recupererò pure io in qualche modo. Tanto ormai la copia fisica non, per PlayStation non dovrebbe, non penso costi oltre le 20 euro, quindi. Nell'attesa di Baldur's Gate 3. Non vedo l'ora. Il mio primo computer lo comprai per Baldur's Gate 1, per farvi capire.
Io ho iniziato proprio con questi giochi, la mia vita da videogiocatore serio, diciamo, e che Baldur's Gate mi fece scoppiare la testa in quanto gioco incredibile, io venendo da Super Mario Bros. E queste cose qua. Cioè, il salto di qualità da videogiocatore è stato pazzesco. Senza sminuire Super Mario Bros, ah, per carità. Ma noi per ora siamo questa animuzza viola, senza forma. The creases of the dwarf's face tighten into a smile as he gives you a courteous nod. Peccato che questo non sia un titolo facile da portare su YouTube, perché immagino che per i più sarà noiosissimo, perché è pieno di testi, comunque un gioco lento, combattimenti a turni, proprio l'opposto forse di YouTube. Forse questo genere di giochi andrebbero portati dei video tipo tutorial, mini sezioni con qualche arma speciale, cioè queste cosine qua, non sicuramente un gameplay completo. Però mo, vediamo. Intanto sicuramente tutto il primo video se ne andrà facendo la personalizzazione del personaggio, che ora vi farò vedere, che ora parleremo con questa entità e lei ci farà partirà la creazione del nostro corpo, perché poi noi torneremo vivi, ovviamente. Thank you for joining us, Watcher of Cadnua. The gaunt woman seated at the table is clad in time-worn black armor that seems too massive for her to move in. A pale, slender neck rises from the gorget, topped by a hollow face. The milky skin stretched across it is delicate and translucent, like parchment that has been scraped clean too many times. She is preoccupied with the arrangement of cards on the table between you. With each movement, her armor squeaks and groans as though bearing an incredible weight. She places a final card, gives a nod of satisfaction, and raises her eyes to meet yours. Your brush with the divine has drained you of your powers, fractured your memories. Look upon these cards. They represent the courses of your life. You alone know best how they flowed. Arrange them to fit. Questo è un bel giochino per farci iniziare, nel senso ci dà dei dettagli del primo capitolo della nostra storia, però quindi ci dà una scusa per leggere dei punti fondamentali che ci bastano per ripartire. E in più possiamo pure fare un po' qualche scelta. Quindi ci dice: la tua schermaglia con le divinità ti ha privato dei tuoi poteri e ha frammentato i tuoi ricordi. Quindi perfetto inizio. Senza la memoria, ok. Sistemale in base a ciò che tu ricordi. Quindi esaminiamo le carte. E qua già possiamo anche scegliere noi che tipo di persona vogliamo essere. Io di solito faccio, essendo amante dei fumetti americani, avendo letto per una vita storie di supereroi, io vado sempre con anima benevola. Quindi, come promesso a Ilea in Pillars of Eternity, quindi non so di cosa stia parlando. Ah, ok, hai restituito le anime dei senza anima agli infanti, le tue azioni sono state mosse da gentilezza e pietà. Ah, qua ci dice di scegliere come noi abbiamo finito il primo. Quindi le tue azioni sono state mosse da gentilezza e pietà nei confronti di chi hai incontrato, dimostrando empatia per le loro sofferenze, indulgenza. Quindi partiamo da un'anima benevola a invece tu non hai fatto nulla di buono, hai giurato fedeltà a tutti gli dèi per poi disperdere le anime dei senza anima in un luogo casuale, i tuoi compagni sono tutti morti, insomma la cosa peggiore. Io vado che ho aiutato tutti e sono buono così. Does everything appear to be in order? Ti sembra tutto in ordine? Sì.
Good. Welcome to the beyond. I am Bera. One half anyway. Nell'aldilà. In the direction of the dwarf who led you here. The dwarf's rictus returns as he not. Tell me. Do you remember when we last met? Quindi ricordi l'ultima volta che ci siamo incontrati? Faccio il vago. Non ricordo, così me lo faccio dire da lei. She places a card on the table showing a tall tower. The gods' constellations are arrayed around it in the sky. Adesso ricordi, il salone delle stelle agli olmi gemelli dove hai parlato con gli dèi. You came to that tower seeking our aid. Ok. You chose to pledge your services to other gods. Still, a pledge unmade stands fairer in this court than a pledge broken. Quindi questa è una dea. Nostro aiuto, hai scelto di giurare la fedeltà e di offrire i tuoi servizi ad altri dei. Comunque, questo tribunale giudica con maggiore clemenza un giuramento non fatto rispetto a un giuramento infranto. Ci mancherebbe. She places a card in the middle of the arrangement. You had need of the gods once before. Now it seems we have. Quindi il primo capitolo lui ha chiesto aiuto agli dèi per sconfiggere il male, una cosa del genere. Ora invece gli dèi ci cercano e hanno bisogno di noi. L'essere che occupava la statua, quindi dove abitavamo noi a quanto ho capito, è infatti sotto il tuo castello, era il dio morto Eotas. Su questo non abbiamo dubbi, quello che non sappiamo invece sono le sue intenzioni, quindi è spuntato una nuova entità e noi la dobbiamo, anzi gli dèi chiedono a noi di contrastarlo. Though Aethys stole a large fragment of your soul, you were strong enough to survive the onslaught and enter the in-between. You and he are still connected. He has chosen a body made of living Audra, perfused with the power of thousands of souls. Including yours. It should be little difficulty for an experienced watcher to find him. Giustamente io gli chiedo, perché non lo fai tu? Taking a physical form in Aeora is fraught with peril. Most mortal minds and bodies are incapable of containing divine power. It can lead to problems, as Aethys learned not long ago. Ma non mi convince più di tanto. Her armored hand gingerly places a card. Beh, voglio trovarlo, tanto quanto vuoi tu, ha distrutto il mio castello e chissà quante persone ha ucciso lì intorno. I know. It is my business to know. 322 in Cadnua and your 322 a Cadnua. Ah, chissà quante persone ha ucciso, ok, 322. Their souls remain in Aethys still. You have the power to save them. Serve me and I will return you to your body. Or don't. Ma non c'è motivo di tornare alla ruota. Procediamo. Mi dia il distintivo. Before you return to Aeora as my herald, you must remember who you were. The last whisper of life in death. For a moment, the sockets of her eyes darken. When you can picture your own face, the beyond will lead you back to your own kind, to the world of mortals. Va bene, qua ci fa adesso creare il personaggio. E qua parte la vera creazione. Quindi importa personaggio? No, ricomincio dall'inizio. In caso avessimo forse il personaggio del primo capitolo. E allora, maschio, femmina, maschio. Praticamente l'errore che ho fatto è scegliere un deiforme, però ho scoperto dopo che avendo una testa del genere, non era proprio questa, era un altro tipo di dio, ma comunque con una testa particolare con le corna, non potevo mettere gli elmi, e io adoro gli elmi, quindi non potevo farlo il gioco così, ho detto niente. Cominciamo di nuovo e facciamo un personaggio con una testa normale che non è assolutamente questo coso. Quindi o umano. Io non le sopporto queste cose. Cioè, io scelgo di fare il dio e non posso mettere gli elmi. Fammi degli elmi diversi che mettono gli dèi.
Sto errore l'avevo ritrovato pure in la prima volta che ho giocato a, come cavolo si chiama, Dragon Age Inquisition, che feci il primo personaggio che era una bestia con le corna, pure non potevo mettere gli elmi. Tra l'altro anche le armature erano brutte perché lui aveva gli zoccoli a posto delle gambe, quelle dei piedi, quindi insomma. Quindi alla fine preferisco sempre il classico. Mamma mia, che sei brutto, figlio mio. Allora, o elfo o umano, per forza, alla fine le scelte sono sempre queste. Però gli elfi di più destrezza percezione è da prendere se uno vuole fare ladro, arciere, queste cose qua. E quindi noi andiamo di mazzuolatore, quindi come umano. E il bello è che ci fa scegliere pure la sottorazza, ci va creando tutta la storia, come vedete a destra. È molto, molto gioco di ruolo, molto Dungeon Dragons. Deriva tutto da lì. E allora, io mi prendo un Genti dei Prati. E allora, sono tante antiche civiltà, mi sperano nord, sono gradualmente migrate verso sud nelle giungle, bla bla bla. Non me ne frega più di tanto, però mi dà più uno vigore e più uno risolutezza. E ogni volta che un umano scende sotto il livello di insanguinato o agonizzante, guadagna un bonus precisione e danno. Io avevo preso un dio che aveva il potere di rigenerarsi, che era molto figo durante le battaglie, però preferisco l'elmo. Addirittura qua si può fare classe singola o multiclasse. Multiclasse sarebbe una figata, quindi tipo fare un guerriero mago. Ma siccome è la mia prima partita e come te lo sconsiglia lui stesso, meglio classe singola, perché il multiclasse comunque sale più difficilmente di livello, perché sennò sarebbe troppo sgravo, quindi meglio classe singola, lo preferisco. E di solito io vado di o guerriero o paladino. Paladino, combattenti fanatici, dico di un dio, di solito hanno magie di guarigione, anteprima delle abilità. Guardate che bello skill tree che abbiamo qua, che bell'albero di abilità. Abbiamo le passive, difese di un paladino, vabbè, molto difensivo. Vediamo che colpi ha. Fiamme della devozione, attinge al fuoco interiore del paladino incendiando le sue armi equipaggiate, aggiungendo un danno da ustione, non male. Il paladino può guarire col tocco della mano, non male. Costo 1 zelo. Cos'è lo zelo? Costo 1 zelo. Boh. Vabbè. Alcune cose ancora non ero arrivate a capire, che ho giocato proprio poco. Individua un nemico come bersaglio prioritario della furia virtuosa del paladino. Questo mi sconfinfera. Che fa qua? Si dà fuoco? Si immola in una fiamma blu. Ogni volta che sfrutta le abilità, i nemici nella zona circostante subiscono danni di ustione, mentre il paladino riceve una porzione della loro salute. Ma che figata! Che figata! Mi sa che vado di paladino. Vediamo il. Avevo fatto io il guerriero, però non. Anteprima. Sì, avevo fatto questo, ma. Ah, no, allora non era il potere del dio, era del guerriero che recuperavo salute. Non lo so. Il guerriero usa il proprio corpo per difendere gli alleati vicini che stanno per essere attaccati. Il danno finale è complessivo. Ma dai, va, andiamo di paladino, facciamo una cosa più carina. Tornare al menu principale? No, aspetta. Allora, dai, andiamo di paladino. E poi possiamo scegliere la sottoclasse, cosa che io però non farò.
Questa la devo fare. Ah no, sottoclasse non è multiclasse, giusto. Quindi possiamo scegliere un tipo di paladino. Paladino, io mi leggo solo il bonus. Ottieni fiamme della devozione. Imposizione delle mani. Nemico giurato. Fiamme della devozione. Aspetta, allora. Fiamme della devozione o imposizione delle mani, vediamo. Quindi, come iniziare praticamente in posizione? Oh, questo. Quindi una guarigione, oppure. Ma mi sa che all'inizio forse è meglio le fiamme della devozione. No, io vado di healing. Vado di healing, mi sa, in posizione delle mani. Le fiamme della devozione provocano danno corrosione extra. Fiamme nere applicano. Niente, dai, questo. I cupi pellegrini. Mi piace. Ah. Mi fa scegliere anche. Scusa. Bonus, ottieni fiamme della devozione. Ok, quindi quello me lo dà di base. Più posso scegliere. Vabbè, in posizione le mani allora. Individuo un nemico come bersaglio per evitare la furia virtuosa del paladino e conferisce un bonus danno. Nah, va bene, in posizione le mani. Qui c'ho tutte e due, perfetto. Poi, punti da assegnare. Io andrei. Non so se il paladino usa. Cos'era risolutezza? Riduce gli effetti ostili, così come migliora le difese di volontà e deflessione. Essa riflette spinta interiore, determinazione e coraggio. Raccomandato per paladino. No, se è raccomandato, è raccomandato. Questo è consigliato, invece. Ah, quindi questo è il punto. Beh, che fanno, io lo mettiamo se è raccomandato. Raccomandato almeno 15, raccomandato. Questo è consigliato. Io pure la costituzione però voglio. Più 20% di salute. Più 25%. Abbiamo altri 5 punti. Questo è pure consigliato. Danno d'arma. Facciamo un 15-15-15-15. E acume 1. Toc. Ok. A2. Va bene, così. Che era l'acume, contribuisce a difesa, volontà e influenza durante. Influenza durante e aree di effetto. Rappresenta la logica di un personaggio, la sua capacità di ragionamento e di deduzione. Inetto, ordinario, rapido di pensiero, brillante. Quindi noi siamo 12, siamo oltre l'ordinario. Perfetto, va bene. Non siamo stupidi. Questo è il dio. No, cos'è? No. Da dove vieni? Ok. Più una risolutezza. Lo recuperiamo. Risolutezza, che è quello importante. Questo, destrezza, risolutezza, acume, costituzione, vigore, percezione. Andiamo di risolutezza, risolutezza, dai. Qual era il tuo lavoro? E qua ci danno altri bonus. Sono un po' indeciso. Facciamo diplomazia, inganno e minaccia. Diplomazia, inganno e minaccia, dai. Boh. E allora, andate casino che c'è per creare un personaggio. Allora, tipi di arma. Non è prevista alcuna penalità per l'utilizzo di un'arma se non si ha la competenza. Un personaggio che non è abile in un'arma,
perde solo l'accesso alla capacità modale associata. Quindi, la cosa è la capacità modale da utilizzare come tipo di oggetto. Queste abilità dipendono dalle situazioni e possono essere attivate o disattivate a seconda delle esigenze. E non mi hai detto niente. Il personaggio prende attentamente la mira per provocare un impatto massimo con l'arbalestra. Ok, allora, noi che usiamo? Una spada a una mano? No, questa che è? Lama da parata. Qual è la spada a una mano? Spada. Quindi la spada e lo scudo. Allora, il nostro ritratto. Questo. Mi sa che questo è il taglio più Ragnar che ci sia. Vediamo questo, no. Questo sembra Alien. Mi sa questo qua. Vediamo il primo. No. Allora, questo qua. Mi sa. Sì. La barba c'è? Peli su, che si chiama peli sul viso. Vabbè, non barba, peli sul viso. E allora, la barba di Ragnar. No. 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 Mi sa che è questo. Bene o male. Sì, vediamo questo. No. Mi sa che è questo. Ok, riassunto di tutto quello che abbiamo impostato. Paladino di primo livello. Go forth now, Watcher, as my herald. Know that I do not give you this title lightly. Find Aethys. Learn his plans. When I have cause to talk with a quick gesture of her hand. You feel a sharp... A chime. Do not fear, Harold. It will not harm you unless you... The dwarf nods, contorts his face with his... Ok, stiamo tornando in vita. Verso il nostro corpo. È la prima battaglia.
Ecco qua il nostro cadavere. The return to your body feels like waking after a fitful drunken sleep. The rocking of the ship sends pain jolting through your limbs. Crashing waves hammer inside your skin. Adair watches over your body with a glazed look, taking long, even tokes from his pipe. At the first movement of your chest, he starts. His gasp. No, there's no way. You're awake. What are you doing awake? How are you feeling? Questo secondo me è un personaggio che abbiamo incontrato alla fine del primo gioco. Immagino. Chi sei? Me? You don't remember? Adair points at his face. I'm the captain of this boat. Capitano di questa nave. Okay. I was famous. And I was what you'd call a watcher. I'd go around talking to dead folks and creeping out just about everyone who saw. He holds up his hands with fingers curled to mimic claws. You're just some farmer. Likes to follow me around. Take most of the beating for me when we get attacked. Don't worry, it'll all come back. Se lo dici tu. Well, if it doesn't, I still wouldn't mind you taking the hits for me when the fighting starts. Anyway, you didn't answer my question. How you feeling? Sure. You've been out a long time. I hate to cast a pall over your recovery, but I'm afraid I have some bad news for you. Attendente. Ma dove? The voice echoes from inside the bust. The remains of the steward of Cad Nua. Cad Nua has been destroyed. Aethys possessed the statue of Maros Nua and rose from the ground, consuming the souls of all nearby. It is only by the exceptional strength of your soul that you survived. And even then, just barely. The further Aethys withdrew, the weaker you became. We chartered this ship and followed him to the Deadfire Archipelago. I know not how, but it seems he has retained a piece of Ah, questa è la divinità che ci ha portato in vita, che ci parla attraverso questa statua, forse. Sembra che tu abbia preso un pezzo di anima ed essendotici avvicinato ti ha riportato in vita. Misfortune's brewing topside, we... Migrants fires the captain stirs. An older man with ale-sour breath rubs his bloodshot eyes and stares at you. Engrim, the smell of drink on your breath could wake the very dead. Now what's this about? No. Cos'è questa statua che parla? Non lo capisco. Pirates. They're demanding parley with you, captain. Capitano. I know this is asking a lot, but you better arm yourself and get on deck. Should be some gear in there. He indicates a nearby wardrobe. Ok, prendiamo il nostro primo equipaggiamento. All right. Now make some use of... Bellissimo il menu. Allora, mettiamo tutto. Spada. Scudo. Questo è il primo set di armi. Ne abbiamo 4, ok, ottimo. Armatura.
Ecco, nel personaggio che avevo fatto prima, questo slot dell'elmo era bloccato, non potevo mettere elmi. E quando me ne sono accorto ho detto, vabbè, ok, si ricomincia. Pasto preparato. Allora, questo... inventario personale e inventario di gruppo, perfetto. Questa è una novità che, ad esempio, in Baldur's Gate non c'era. Ogni personaggio aveva soltanto il suo inventario personale, quindi le cose... dovevano essere spostate, cioè doveva tenerle un personaggio, mentre per fortuna qua c'è un inventario di gruppo, quindi quando si raccolgono le cose vanno qui e poi si smistano i vari personaggi, quindi questa è già una grossissima comodità. Allora, non so se era stata introdotta magari anche prima, cioè in Icewind Dale o in altri capitoli, ma... gli ultimi che ho fatto di questo tipo sono stati proprio Baldur's Gate 2 e poi Neverwinter Night e poi altri giochi forse minori. Allora, facciamo la prima battaglia e poi concludiamo, che poi ci risvegliamo in un'isola dove inizieremo a giocare davvero. Però giusto per concludere facendo vedere un po' di battaglia. Anche se qua all'inizio un solo personaggio, niente skill, sarà un po' una sorta di tutorial, tanto per capire. Va bene, qua abbiamo dei pirati che ci attaccano, vogliono dei soldi, mi prendo la tua nave, e lui dice ma perché? Perché posso, eccetera. Ma tra l'altro qua vedo che possiamo fare delle scelte diverse in base a che cosa abbiamo scelto di essere. Per esempio, questa prima dialogo, questa prima linea di dialogo, come vedete c'è il simbolo del nobile, perché noi siamo, ho scelto nobile. E quindi da nobile dico come se io fossi disposto ad arrendermi a un pirata qualsiasi, però... ah, proviamo. Who says I'm coming? You've got the honor of being plundered by the fourth highest ranking pirate in the principality. Questo è un signor pirata. Listen up, mates. I'm off to spear me a bigger fish. Ma non penso proprio che la prima battaglia si possa evitare. Ok. Quando inizia lo scontro è a turni. E allora, che a me piace da morire così, va benissimo. E allora, turno... mio turno. Purtroppo, peccato che inizia con questo tempo che siede male. E allora, noi abbiamo un movimento, quindi posso muovermi massimo di 4 metri, e un'azione. Quindi, per adesso faccio... cioè, una prima battaglia, cosa semplice, attacco quello davanti. Poi, quando abbiamo più personaggi, possiamo pure accerchiare un nemico. Ok, ho attaccato e faccio fine turno. Per il momento non ho molte cose da fare. Adesso si vanno muovendo i nemici. Ovviamente fanno pochissimo danno. Irena. Si muovono tutti gli amici. Ah no, un mix, sono mescolati. Ok, ora tocca a me. E allora io vado alle spalle di questo. Vediamo se mi segue. Sì, mi segue perché sta attaccando me. Vabbè che è morto.
accerchiato comunque, ok. Posso ancora muovermi? Ho ancora 7 metri e 9 che posso fare. Mi porto da questo lato. Ok. La velocità del combattimento posso pure accelerarla. Allora, ne restano qua due. Colpo di grazia. E vado verso di qua. Non è morto. Oh. Allora, hai sconfitto i pirati, ma non sei ancora fuori da quella. La tempesta peggiora, mentre la costa di un'isola dintorni appare pericolosamente vicina. L'equipaggio della sprezzante si precipita a ammainare la vela e chiudere i boccaporti. Nonostante siano molto veloci, la nave sbanda ancora violentemente. Quindi alla fine praticamente ci andiamo a schiantare. Colpisce Chitupec, uno dei tuoi mozzi. Che ora è davvero mozzo, mi sa. La sprezzante ondeggia, Chitupec cade oltre la fiancata, si afferra alla balaustra, ma gli scivolano le dita. Che sfiga. Chiede aiuto, nel frattempo la cassavacilla sua sta per cadere in acqua. Riconosci il simbolo sulla parte anteriore, capisce che probabilmente contiene il ciò che è stato recuperato da Cadnua, la fortezza. Posso fare una scelta? Io non mi ricordo che scelta ho fatto. Salva Chitupec, salva la cassa. E quindi nella cassa c'è qualcosa che riguarda il mio castello. Salva la cassa. Ciao Chitupec. Afferri la cassa. Un attimo prima che cade nel mare agitato e pesante, ma riesce a sollevarla. Mentre sbatte sul ponte, senti un urlo distante e un tonfo. c'è nel disegno Chitupec che chiede aiuto. Chitupec è andato. Non c'è alcuna traccia di lui tra i cavalloni. Wow. Nel frattempo la tempesta di acqua si porta da terra. Un lampo rivela una costa... infida e Eotas stride in lontananza. La guardia ha appena il tempo di lanciare l'allarme prima della sprezzante si incaglia a riva. Ti scaventa giù dal ponte, schiuma di onde, colpi, rottami, bla bla. Cerchi di raggiungere a fatica la spiaggia di fronte a te, lottando contro la risacca che ti trascina con forza verso il mare aperto. Dov'è la cassa? Scalci, ti muovi e muovi il braccio con tutta la forza. Insomma, siamo sbattuti. Vabbè.
conosci Tupac. Il mio prossimo personaggio che creerò lo chiamerò C-Tupac in onore del piccolo Mozzo. In Baldur's Gate era bellissimo creare un mago che aveva un sacco di magie fighissime, come le immagini illusorie, l'invisibilità, controlli mentali vari. Cioè, veramente un gioco fantastico per quei tempi. Ah. Allora, la prima volta che giocai, io ovviamente salvai C2Pac e non c'era quella cassa lì. Va bene, adesso dobbiamo radunare tutti. Andiamo. Dobbiamo andare alla ricerca di tutti i membri dell'equipaggio. Mio signore, se non è troppo fatico, se potessi spiegarmi come mai sei tornato da noi. La mia anima è andata nell'aldilà e Berat mi ha dato la possibilità di trovare Etas o morire. These gods. You make one deal with them to stop a mad. That isn't much of a choice, but castle or no castle, you... Well, I suppose we better get a move on. Allora, qua si unisce a noi Eder, e io posso scegliere se... Ah, questa cosa è una figata. E allora, guerriero, ladro o spadaccino? Ah, è un incrocio, guerriero, ladro... Facciamo uno spadaccino. Uno spadaccino. Va bene. E adesso possiamo controllare lui, lui o tutte e due. Ok. E ci vediamo alla prossima.